Allora, possiamo passare adesso a vedere qualche dettaglio in più pratico, logistico, sull'organizzazione del corso, su come questo corso viene organizzato, viene erogato, eccetera. Quindi qua adesso parleremo, diciamo, di informazioni veramente pratiche, sul materiale e sul modo di lavorare. Allora, per quanto riguarda il mio corso, quindi gli studenti che sono iscritti al mio corso, tutto il materiale che ci può interessare è stato pubblicato, lo pubblico a questo sito, un sito web. Pubblico anche chiaramente il materiale sul portale della didattica, però trovo più comodo avere un sito un pochino, diciamo così, più interattivo, un pochino più, diciamo, piacevole anche, e senza dover ogni volta fare login nel portale. Quindi troverete nel portale, troverete nell'app il materiale, ma tutto il resto lo troverete anche e soprattutto su questo sito, di cui ho provato a riportare qua una prima schermata. Cosa vi metto su questo sito? Vi metto sicuramente tutte le slide delle lezioni, i testi, le soluzioni dei laboratori, gli esempi che facciamo in aula, via via, ogni esempio che farò, diciamo così, in aula insieme a voi, il giorno stesso lo pubblichiamo su un sito che poi sarà collegato a questo, i temi d'esame e le lezioni, via via, dal calendario che si svolge. Quindi questo diventa il punto di riferimento comune, no? Su cui, se non sapete qualcosa, se vi siete persi una lezione, se non sapete cosa verrà fatto la settimana prossima, troverete tutto qua: divisione in squadre, laboratori, diciamo, tutto ciò che ci serve per gestire il corso. Il corso a sua volta si sviluppa, come dicevamo, in 80 ore, di cui grosso modo una quarantina sono ore di teoria ed esercitazione sulla programmazione in Python, quindi con teoria ed esercizi fatti in aula su Python. Una dozzina di ore sono invece su ciò che ci aiuta a pensare in Python, quindi il problem solving, quindi algoritmi, diagrammi di flusso, ragionamenti sulle strutture dati. Una decina di ore sono su argomenti più teorici dell'informatica, quindi come funziona il calcolatore, come sono codificati i numeri, che sono cose di base che ci fanno capire come funziona un programma, qual è il principio di base su cui funziona il programma. E poi avrete circa 18 ore di laboratorio divise in 12 esercitazioni settimanali, no? Quindi ogni settimana avrete un'ora e mezza di laboratorio nel quale vengono proposti una serie di esercizi che poi potete provare a fare. Vi sarà scritto: cerca di fare almeno due esercizi in laboratorio o tre, e poi gli altri finisci da casa, una frase di questo genere. Ogni settimana avremo degli esercizi che normalmente vi fanno lavorare sugli argomenti che abbiamo visto in aula la settimana precedente. Quindi c'è sempre un pochino di tempo per rivedersi la lezione, provare a farsi qualche esempio in proprio e poi arrivare la settimana successiva in laboratorio a fare l'esercizio. Lo dirò 100 volte, ma è chiaro che il laboratorio è la parte più importante dell'esame, la parte più importante del corso. Oltre a questo, abbiamo anche indicato come riferimento un libro di testo che le nostre lezioni seguono abbastanza quello che è l'ordine dei capitoli del libro di testo, anzi nelle slide troverete molte volte un'iconcina a forma di libro con un numero a fianco che ti dice qual è il capitolo del libro a cui fa riferimento l'argomento che stiamo trattando. Quindi chi avesse, i metodi di studio sono sempre più diversi, no? Chi preferisce lavorare sui propri appunti, lavorare sulle sbobine cosiddette, guardarsi i video alla nausea 7 volte, oppure vedere le cose scritte su un libro, ciascuno ha i suoi metodi e quindi noi cerchiamo di fornire, o prendere appunti sulle slide. Noi cerchiamo di fornire il materiale in modo che ciascuno di voi possa poi seguire e studiare nel modo che preferisce, tenendo presente che ovviamente la parte principale dello studio è quella che si fa al calcolatore, scrivendo programmi, provando programmi, facendoli funzionare quando non funzionano, lottando, piangendo insieme e alla fine poi, no, imparo facendo. A monte di questo c'è il materiale di riferimento. Come vi dicevo, noi seguiamo come programma dell'esame abbastanza questo libro di testo. Abbiamo adottato questo libro di testo, che è un libro chiaramente tradotto in italiano di un originale americano, che è abbastanza, diciamo così, completo sul linguaggio Python. In realtà in questo corso noi ne facciamo solamente un sottoinsieme, no? Di fatto di questo testo in italiano usiamo solamente i primi 8 capitoli. Quando l'editore se ne è accorto, cioè non ci abbiamo parlato, diciamo, con la casa editrice, e quindi ci hanno fatto una versione ridotta che contiene proprio solo i primi 8 capitoli. Quindi in realtà il libro di destra contiene i primi 8 capitoli del libro di sinistra. Chiaramente è un pochino più piccolo, è più tarato sul programma del corso d'esame,
costa un pochino meno, quindi vedete voi, valutate voi, no? Che cosa fare, se siete interessati anche a approfondire la programmazione oggetti in Python, vabbè, allora questa nel testo di sinistra è trattata, altrimenti in quello di destra ci si ferma alla fine del programma di questo corso. Qui ci sono i link e le informazioni dettagliate col codice ISBN, il link, eccetera, per poter reperire questi libri, ma chiaramente nelle librerie qua, diciamo così, intorno al Politecnico sono sicuramente forniti. Se qualcun altro volesse, se qualcuno volesse, c'è anche là, qui ho riportato anche i riferimenti alla versione originale del testo, che è in lingua inglese, pari pari alla versione italiana, semplicemente tradotta in inglese per chi vuole cominciare ad abituarsi a studiare e a leggere in inglese, che è, diciamo, la lingua base dell'informatica. Quindi tutta la documentazione, i libri, i tutorial, eccetera, nascono quasi sempre in inglese, quindi c'è un consiglio, diciamo, spassionato, chi non si trova, diciamo, a proprio agio completamente con l'inglese, è opportuno, no, che ci investa, perché effettivamente più andrete avanti negli anni, più sarà importante essenzialmente poter maneggiare documentazione e testi in inglese. Ma poi ci sono, se voi cercate libri di Python, ne trovate probabilmente 200 sulle librerie online. Non dico che vanno tutti bene, hanno dei tagli diversi, alcuni più approfonditi, altri meno, alcuni più dedicati a persone che hanno un background diverso dall'informatica, e qui ne ho riportati alcuni che sono quelli un pochino più famosi, che vanno, che è Discord, di Dytle. Quest'altro l'ho riportato perché, oltre ad avere il titolo simpatico, è anche gratuito online. Ma poi ci sono anche lì centinaia di siti web, di portali. A me piace parecchio questo qua, Real Python, in cui ci sono anche vari tutorial, videocorsi, molti anche gratuiti, che possono aiutare magari a approfondire alcuni argomenti. Cioè, il materiale è vastissimo e quindi non sarà mai un problema riuscire a trovare l'informazione, trovare le fonti dell'informazione, al di là di quello che c'è scritto sulle slide o che c'è scritto sul libro. Quindi avete veramente spazio per approfondire all'infinito. Abbiamo bisogno, come dicevamo, di strumenti per programmare, quindi un editor, qui c'è l'immagine di PyCharm, noi useremo Visual Studio Code. C'è un sito carinissimo che si chiama Python Tutor, purtroppo nell'ultimo anno l'ho riempito di pubblicità, ma rimane la parte core ancora interessante, che ci permette di visualizzare anche in modo abbastanza interattivo quello che succede all'interno di un programma Python. E lo useremo parecchio all'inizio per riuscire a farci un modello mentale di che cosa succede all'interno del programma, perché poi su questo modello mentale poi svilupperemo gli algoritmi, no? E poi appunto anche siti online, come accennato, Replit, che possiamo utilizzare per sviluppare i nostri programmi. Nella documentazione trovate anche, avrete già visto, immagino, no, sul sito, ve l'ho diciamo, richiamato più volte nei vari avvisi sul portale, dei documenti per installare i programmi che useremo durante il corso. In particolare, il programma principale con cui lavoreremo sarà Visual Studio Code, di cui qua ho riportato semplicemente una videata, semplice da scaricare e installare, poi via via impareremo a usarlo, ha molte funzionalità anche avanzate, anche un po' nascoste, ma noi useremo quelle di base, no, che ci permetteranno di scrivere programmi. Quindi passeremo il tempo molto spesso dentro questa finestra qua, di Visual Studio Code, oppure magari per fare degli esempi più brevi o al volo lo useremo direttamente dentro Replit.com, che alla fine funziona allo stesso modo, ma salva i programmi online. Soprattutto, ad esempio, sto pensando a quelli di voi magari che stanno seguendo su un tablet, è molto scomodo scrivere programmi su un tablet, però lo potresti fare tranquillamente su questo sito, perché non hai bisogno di installare nulla in locale, semplicemente ti colleghi al sito e puoi scrivere. Questo dal punto di vista generale, no, del materiale. Dal punto di vista invece, svolgimento delle lezioni, come procediamo? Beh, l'orario lo conoscete, spero, no? Se nessuno di voi ha sbagliato aula nelle lezioni precedenti. Abbiamo tre blocchi di 1,5 ore, per le lezioni, che qua sono disegnati in azzurro, e tre blocchi di laboratorio, che qua sono disegnati in verdino, che sono divisi a squadre. Quindi, cioè, le lezioni sono per tutte, le facciamo tutte insieme in aula 4, invece le lezioni di laboratorio, ciascuno saremo divisi a squadre. Okay? Squadra 1, squadra 2 e squadra 3 hanno orari diversi. Squadra 1
è messa il giovedì alle 11.30, squadra 2 è messa il giovedì alle 13, la squadra 3 è messa il mercoledì alle 16. Questa disposizione un pochino strana delle squadre è dovuta al fatto che noi di informatica abbiamo 3 squadre per potervi seguire meglio in laboratorio, mentre invece l'analisi e chimica hanno 2 squadre sole, e quindi le 2 squadre di analisi e chimica sono il giovedì mattina invertite rispetto alle nostre, mentre invece la terza squadra l'abbiamo dovuta mettere in un orario separato per non andarci a cavallare con la squadra 1 o la squadra 2 degli altri corsi. Ciascuno di voi sarà inserito in una squadra, io la divisione a squadre non la conosco ancora, la dobbiamo calcolare, però sto ancora aspettando qualche giorno per avere una maggior stabilità nei nomi degli iscritti, in modo da avere un elenco degli iscritti che sia più possibile definitivo e lì quindi fare 3 blocchi di dimensione paragonabile per poter avere un'uniformità di accesso. Qui c'è scritto che il laboratorio si svolge in una aula 3D, è un'aula strana, si chiama aula ma in realtà è un laboratorio perché sui banchi ci sono dei computer portatili, quindi potete andare nell'aula 3D, c'è un portatile su ogni banco, lo potete aprire e usare, quindi di fatto è un laboratorio anche se si chiama aula, quindi sono laboratori informatici. L'aula 3D si trova al terzo piano sopra la biblioteca centrale praticamente, e ovviamente, come vi dicevo, è la parte più importante del corso, cioè cimentarsi a svolgere esercizi. Abituatevi non tanto a studiare i concetti base, quelli va bene, ci sono, ma magari ci ragioniamo insieme in aula, ma poi avendo, diciamo così, compreso i concetti base, per poterli capire per davvero li devi mettere in pratica. Devi fare tanti programmini scemi. Scemi programmini perché fanno cose stupide, scemo mi sento io a fare un programma talmente stupido, ma in realtà mi serve capire bene i programmi scemi per avere le basi per poter affrontare bene, no, i programmi più complessi, non incredibilmente complessi, ma un pochino più complessi che vedremo verso la fine del corso. Quindi mi raccomando, cercate di fare gli esercizi, farli di settimana in settimana. All'inizio sembrano cose facili. Noi non siamo come i matematici o i chimici che vi spaventano subito le prime settimane con i formuloni complicati. Iniziamo con cose che sembrano facili, ma non sono banali, no? Sono facili, sì, è facile apprenderle, ma non sono banali nel senso che non devi dire, ma sì, questo qua mi sembra di averlo capito. No, se l'hai capito, fissalo. Fatti questi esercizi, se li hai capiti bene, ci metti mezz'ora, un'ora, li finisci, ma almeno ti si fissa dentro un concetto su cui poi costruiremo. Qua l'informatica costruisce veramente ogni livello su quello precedente. Se uno ha perso alcune cose, e purtroppo lo vedo all'esame degli studenti che arrivano a fare degli elaborati finali in cui dice: ma tu non hai capito delle cose della seconda settimana del corso, non le cose più difficili dell'ultima settimana. E se non hai capito le cose fondamentali, tutto il resto chiaramente diventa una massa indistinta di cose, no? Su questo ci tengo veramente. Venite in laboratorio e noi presenti, avremo dei borsisti che ci aiutano ad assistervi. Fate domande in laboratorio, provate a fare gli esercizi a casa, fate domande su Telegram, fate domande in aula, perché questo è il modo, l'unico. Lavorate tra di voi, confrontatevi e veramente investite il tempo. Voi non passerete l'esame di informatica perché avrete studiato 100 ore sui libri. No, la quantità di teoria non è così tanta, è molto meno degli altri corsi. Passerete nel ramo informatica e magari vi piacerà anche l'informatica perché avrete fatto tanti, tanti giochini, tanti esercizi, tante prove. Gli esercizi sono settimanali, dicevo, noi iniziamo la seconda settimana, la prima settimana cominciamo a mettere un po' le basi. Dalla settimana prossima inizieremo a fare i primi laboratori, quindi inizieranno mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre. Sul sito del corso pubblichiamo ogni volta il testo, quindi vedete un testo, un PDF con una serie di esercizi dentro che vi vengono proposti sui vari argomenti. Potete farlo in laboratorio, potete anche se volete portare il vostro portatile e usare quello nel laboratorio. Ovviamente dovete installarvi i software che vi servono anche per poter continuare gli esercizi a casa. La divisione squadre, come dicevo, è ancora qua scritta con XXX perché non abbiamo ancora, diciamo così, l'elenco degli studenti definitivo. E quindi cambierà o verrà poi assegnata verso fine della settimana, no? Quando avrò i numeri più stabili, diciamo venerdì, vi do poi un avviso, vi scrivo un avviso in cui
vi dico all'interno di quale squadra sarete, così saprete in quale laboratorio potervi recare e in quale orario. Noi cercheremo di mantenere un ciclo settimanale, no, all'interno del corso, che è basato sui laboratori essenzialmente, cioè ogni settimana c'è un laboratorio che viene proposto appunto il mercoledì e il giovedì. Diciamo che il venerdì precedente normalmente pubblichiamo il testo, okay? Il testo del laboratorio all'inizio c'è qualche richiamo sui concetti base, e quindi tenderemo i primi 10 minuti di laboratorio solo molto velocemente, no? Nell'aula, mentre ci stiamo sistemando, mentre ci stanno accendendo il computer, ricapitoliamo a modo di iper ripasso i concetti di quella settimana e poi vi lasciamo lavorare essenzialmente. Il venerdì successivo ci sarà il testo del prossimo laboratorio, che verrà poi chiaramente erogato, in cui vi dovrete cimentare poi nella settimana ancora successiva. Poi a un certo punto pubblicheremo anche le soluzioni. Beh, in realtà le soluzioni ci sono già, perché i laboratori di quest'anno sono gli stessi dell'anno scorso, però non guardatele. Non guardate le soluzioni, per favore, finché non ci avete provato voi, perché guardare una soluzione fatta da un altro non serve a nulla. Lo vedremo, avremo modo di capirlo. Mentre guardare un esercizio di calcolo, se vedi un altro che lo fa, capisci i passaggi che ha fatto e allora magari impari a farlo. Un esercizio di programmazione non è così. L'esercizio di programmazione, la parte difficile è quella che non si vede, non è il codice che scrivo alla fine, ma è il ragionamento che ho fatto dietro di me, dentro di me, per arrivare a scrivere quel codice. Se voi non provate a fare questo ragionamento, magari sbagliandolo, ma va benissimo. Se non provate a fare voi questo ragionamento, cercate di guardare il codice scritto da un altro, guarda che bravo, quello lì l'ha risolto. E vabbè, l'ha risolto lui, ma vedere la soluzione fatta da un altro non mi aiuta minimamente a capire quel ragionamento ha fatto lui o lei. E quindi non mi aiuta minimamente a costruirmi il mio ragionamento, a cercare di seguirlo. Poi magari un altro è partito a risolverlo in un certo modo, io invece inizio a pensarlo in un modo completamente diverso. E va bene, vado avanti a pensarlo nel mio modo, ci sono mille modi di risolvere lo stesso problema. Qualunque esercizio si può risolvere in mille modi tutti giusti, e anche 10 miliardi di modi tutti sbagliati, no? Quindi non è che qualunque soluzione sia giusta. Ci sono molte soluzioni giuste, anche molto diverse tra di loro. Quindi devo imparare a seguire il mio ragionamento, a creare il mio ragionamento. Per questo io sono sempre molto restio a dare le soluzioni degli esercizi che proponiamo, perché una soluzione, ma ce ne sarebbero altre 999, e non ve le possiamo dare tutte, anche perché non possiamo crearle tutte. Non fissatevi a guardare una soluzione e non preoccupatevi se, ma io l'ho risolto così, la soluzione che mi hai messo è diversa. Va bene, non c'è problema. Ok? Se funziona, se fa le cose giuste, è giusta la tua quanto la mia. Magari se non fa le cose giuste, anziché andare a confrontarla con la mia, che magari è completamente diversa e quindi non c'è nessun punto di contatto, discutiamone, chiediamo, chiedete, intervenite. Noi vi possiamo aiutare a capire non tanto dove sbagliate il codice, quello sarebbe facile, ma magari dove vi inceppate nel ragionamento, dove fate un ragionamento sbagliato perché magari avete un'ipotesi sbagliata in testa, o avete interiorizzato in modo sbagliato, non perfetto, un determinato concetto. Questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare insieme. Quindi cerchiamo le lezioni, siamo in aula grande, siamo in tanti, cerchiamo di essere un minimo interattivo, io cerco di non essere troppo noioso, ma voi interrompete, proponete, chiedete, e soprattutto ci tengo molto al gruppo Telegram, in cui io vi manderò gli avvisi, il materiale, eccetera, per ricordarvi le cose, ma usiamolo assolutamente in modo bidirezionale. Cioè, non voglio essere solo io che scrivo sul gruppo. Se avete un dubbio, scrivete, chiedete. Ho fatto un esercizio e non mi viene, viene fuori una schifezza. Non c'è problema, va bene. Siamo qua apposta. Se venisse giusto la prima volta, non sarebbe io. Cosa ci sto a fare se faceste tutto giusto la prima volta, no? Noi dobbiamo non insegnarvi a scrivere, ma insegnarvi a ragionare, no? Il corso di informatica è diverso per questo. Sì, c'è una tecnologia da imparare, ma questa tecnologia sottende un modo di pensare, come vi ho detto nella prima lezione in aula. E quindi dobbiamo aiutarvi a pensare in quel modo, a diventare anche voi un pochino alieni. Quindi il gruppo Telegram, per favore iscrivetevi tutti, perché per me è il modo molto più semplice di raggiungervi, di dare le informazioni, e però usatelo per rispondere
ai dubbi dei vostri compagni, usatelo per farmi domande. Noi siamo, diciamo, quando non siamo addormentati, siamo lì, quando non stiamo dormendo alle 3 di notte, siamo lì che il gruppo lo leggiamo e rispondiamo. Quindi si diventa uno strumento, oltre che al tempo che avremo insieme in aula, in laboratorio, ma come vi accorgerete è un tempo un pochino ridotto, gli orari del Politecnico sono un pochino stretti, invece il gruppo è sempre disponibile lungo tutta la settimana. Non fatevi problemi, sappiate che è molto più importante condividere un dubbio o condividere un problema, questo non mi viene, lo guardiamo insieme, piuttosto che non dire ho fatto tutto giusto, oppure dire devo arrangiarmi da solo, perché a volte sono veramente dei piccoli aiuti che vi diamo e mettervi in carreggiata. Ok, poi sono obbligato a parlarvi anche dell'esame, che è una cosa che chissà perché vi interessa quasi di più, a me interessa abbastanza poco, è la parte più noiosa del corso, perché è quella in cui io devo diventare cattivo. E che cos'è l'esame? L'esame essenzialmente è una prova di programmazione. O meglio, nell'esame troverete quattro domande, tre sono domande sulla parte di teoria, in realtà due sulla parte di teoria dei numeri e delle architetture e uno sulla parte di teoria della programmazione, diciamo. Queste tre domande valgono 2 punti ciascuna, quindi sono 6 punti su 30 per la parte di teoria, e poi i restanti punti, 26 punti, sono dati invece per la valutazione di un programma che svolgerete in laboratorio durante... Scusatemi, durante l'esame. 26 più 6 ovviamente fa più di 30 per potervi dare la possibilità di arrivare anche alla lode se fate tutto giusto. Il compito durerà 90 minuti, un'ora e mezza, quindi quell'ora e mezza dovete rispondere a quelle tre domande, che sono domande che di solito portano via forse 2 minuti ciascuna o tre, se chiaramente uno ha buona conoscenza delle nozioni. Sul sito del corso, dove c'è la sezione di esempi d'esame, c'è l'elenco di tutte le domande che sono state date sulla teoria. Quindi qui il problema non è capire che tipo di domande fa. Le avete tutte, quindi andatevele a guardare, se vi scorrete, noi le ultime lezioni le faremo insieme, risponderemo insieme a molte di quelle domande, tanto per esercitarsi, però lì avete già esattamente la mappa di che tipo di domande faremo e anche che tipo di programmi vi chiederemo di svolgere in laboratorio. In laboratorio svolgerete i programmi con Visual Studio Code, così come li facciamo in un ambiente un pochino diverso, l'ambiente lo useremo nelle ultime settimane per abituarci, chiaramente l'ambiente all'interno dell'applicativo d'esame, quindi ci sarà il solito Respondus che vi blocca, non vi fa fare altre cose, e Visual Studio Code sarà configurato su una macchina in cloud, e quindi viene, diciamo così, gestito centralmente. Con degli automatismi anche per la consegna del compito, ma questi sono dettagli. Alla fine all'esame vi troverete davanti a una finestra di Visual Studio Code uguale a quella che usiamo in laboratorio, uguale a quella che avete sul vostro computer, e tranquillamente in un'ora e mezza, un pochino meno perché c'è la parte della teoria, avrete la possibilità di sviluppare un programma che implementi le funzionalità che sono state richieste. La consegna sarà il programma. No, dovete consegnare il programma che speriamo che funzioni, ma quello che noi valutiamo non è semplicemente funziona sì, funziona no, ma andremo sicuramente a leggervi il codice e valutare caso per caso quello che il ragionamento che avete fatto, le scelte che avete fatto in termini di algoritmi, in termini di strutture dati e cose di questo genere, no? Quindi, nelle ultime settimane del corso faremo quelle che io chiamo simulazioni d'esame, quindi esercitazioni che saranno in tutto e per tutto identiche al tipo di esami, e quindi ci impratichiamo anche proprio con l'aspetto operativo della piattaforma con cui lavoreremo. Ma la cosa che è importante che voi sappiate fin da adesso è che all'esame si fa un esercizio uguale a quelli che faremo in laboratorio. Gli ultimi due laboratori avranno dei testi, no, da risolvere che sono praticamente uguali agli esami, della stessa difficoltà, della stessa tipologia. Quindi all'esame non c'è il rischio di trovare una cosa che non avete mai visto. Sono le stesse cose fatte nello stesso modo di quelle che facciamo in laboratorio. Chiaramente ogni esame è diverso, è un problema diverso che va affrontato, ragionato e di cui dovete trovare la soluzione e implementarlo. Io ho aggiunto questa slide in cui ho scritto cosa serve per passare bene l'esame. Non serve studiare tanto, sì, serve. Serve esercitarsi tanto, serve fare tanti esercizi, serve aver capito i concetti, praticarli
provati con esercizi facili, scemi, provateli da soli. Questo è abbastanza importante. Se io ho un amico che è più bravo di me a fare esercizi, non mi aiuta a fare esercizi insieme a lui, insieme a lei. Sì, un pochino forse mi può aiutare, ma poi alla fine mi ci devo cimentare io, perché se vedo qualcun altro fare un esercizio non imparo di nuovo. Cioè, il problema è che noi non abbiamo la telepatia, quindi non riesco a vedere il ragionamento che sta facendo, a meno che l'altro non cerchi di spiegarlo in tutti i modi, avendo anche l'esperienza di poterlo spiegare nel modo giusto. Quindi veramente provateci, ciascuno ci provi da solo, poi magari lavora in gruppo e ti confronti, ma provaci da solo, tu e tuo computer. Imparate a odiarvi. Imparate a battere la testa contro lo schermo, contro la tastiera, e poi imparate a risollevarvi e dire: ok, uomo contro macchina deve vincere l'uomo. Quindi in qualche modo questo programma lo facciamo funzionare. Con calma, capiamo gli errori e andiamo avanti. Diamoci del metodo, non andiamo avanti fino a quando non abbiamo capito bene una cosa. Perché dire: ok, questo qua lo capisco dopo, vado avanti, è la ricetta per il fallimento. Perché poi più avanti le cose si aggiungono, se non hai capito una cosa di base non la recuperi più. E quindi no, giocare un po' con la propria creatura, creo qualcosa, ci gioco per vedere se funziona bene. Poi da lì il gioco si innesca, allora alla fine uno magari oltre agli esercizi che vi assegniamo ne fa degli altri, se li inventa, modifica programmi esistenti, modifica esercizi esistenti, va bene. Ma la cosa fondamentale è veramente dedicate del tempo, riservate del tempo a svolgere gli esercizi che vi proponiamo. Okay? Noi non siamo organizzati come gli altri corsi che vi chiedono le consegne intermedie da fare entro certe date, quindi tu di notte devi fare gli esercizi, cose di questo genere. Tendiamo a essere molto più flessibili, ma diciamo così, vi diamo tutti gli strumenti affinché voi possiate, diciamo così, fare questo percorso di preparazione. Approfittatene, frequentate i laboratori, fate esercizi e fate domande quando le cose non vi vengono, assolutamente. Detto questo, io diciamo così, vi saluto, vi lascio, ci vedremo chiaramente alla prossima lezione. Vi saluto con i nostri contatti che sono indicati qua, ma che soprattutto, come dicevo, sono sul canale Telegram, a cui spero che ormai siete tutti già iscritti e quindi possa essere usato come nostro canale di comunicazione da adesso in avanti. Ci vediamo in aula mercoledì, se non sbaglio.